2500 anni dopo il dominio incontrastato dei faraoni in Egitto, 400 anni dopo il fiorire della cultura ellenica, 300 anni dopo Alessandro Magno, in una piccola città italiana nacque un bambino di nome Ottaviano. Un bambino che un giorno verrà chiamato Augusto e la cui nascita, come racconta uno storico del tempo, fu subito leggenda. Suo padre, che guidava un esercito attraverso paesi lontani, si recò in un boschetto sacro per avere una profezia sul futuro di suo figlio. Quando il vino fu versato sull'altare, le fiamme si innalzarono al cielo. Un segno che si era verificato solo una volta, prima di quel momento, con Alessandro Magno. Il sacerdote dichiarò che Augusto avrebbe governato il mondo. Questo aneddoto di Svetonio è stato scritto alla fine del primo secolo d.C. Egli usò come fonti della sua biografia le descrizioni dei testimoni oculari, i racconti popolari e le ricerche condotte in veste di bibliotecario imperiale. In verità, scrive Svetonio, inizialmente le prospettive del giovane Ottaviano erano tutt'altro che grandiose. Il ragazzo era di salute cagionevole, proveniva da una famiglia di piccoli proprietari terrieri e il padre fu il primo tra loro ad entrare a far parte del Senato. Ma quel che è peggio, Ottaviano nacque in tempi minacciosi. La guerra civile aveva imperversato per decenni. I nobili proprietari terrieri combattevano per conquistare maggior potere e molti disponevano di grandi eserciti. La tradizione romana di un governo democratico fu spesso calpestata. La stessa sorte toccò a tanti innocenti spettatori. Ottaviano aveva solo 4 anni quando suo padre morì improvvisamente. Senza una guida virile, il futuro di questo ragazzo appariva incerto. Ma nel 49 a.C., quando Ottaviano compì 13 anni, il suo destino ebbe un'importante svolta. In quell'anno il suo prozio Giulio Cesare ebbe la meglio sul campo di battaglia e, guidando il suo esercito attraverso il fiume Rubicone, si proclamò padrone di Roma e capo di una potenza in espansione. Ai tempi di Giulio Cesare, l'impero romano era paragonabile ad un ragazzo che ha raggiunto già una statura da adulto, ma che ha soltanto 14 o 15 anni e non è ancora un uomo. Di fatto esisteva l'impero, c'erano gli eserciti e i romani controllavano gran parte delle coste del Mediterraneo, ad eccezione dell'Egitto. Tuttavia, essi non avevano ancora imparato a gestire gli eventi in modo funzionale e organizzato. Le lotte intestine dei decenni passati avevano indebolito l'impero. Le tribù del nord minacciavano i confini. I nemici sfidavano Roma ad oriente e la provincia spagnola ambiva all'indipendenza. Giulio Cesare si affrettò a proteggere i confini e i territori conquistati, ma non aveva eredi. Così, quando Ottaviano portò a termine una missione pericolosa, Cesare lo adottò. Si trattava di un'enorme opportunità, ma anche di una sfida rischiosa. Questo perché nel 44 a.C. gli stranieri non erano gli unici a minacciare la stabilità di Roma. I nemici si celavano anche nella piccola cerchia dei consiglieri di Cesare. Ed egli fu ucciso proprio durante una seduta del Senato. Ottaviano perse così suo padre per la seconda volta, ma ormai adulto si gettò a capofitto nel turbine della politica romana. La morte di Cesare rappresentò un punto di svolta non solo nella vita di Ottaviano, ma anche nella storia dell'impero. A quell'epoca aveva solo 19 anni. E quando seppe di essere l'erede di Cesare,
ne accettò immediatamente le conseguenze politiche. Aderì alla corrente principale della politica romana e non esitò a vendicare la morte di suo padre. Questo significava inevitabilmente calpestare la scena politica, sollevare un esercito e tuffarsi nel contesto del supremo potere politico di Roma. Con i nemici catturati, Augusto era brutale. Una volta, mentre un padre e un figlio lo imploravano di risparmiare la loro vita, egli ordinò di tirare a sorte per decidere chi di loro sarebbe stato giustiziato. Il padre offrì la sua vita e fu ucciso. Per questo il figlio si suicidò. Augusto li guardò entrambi morire. Svetonio definisce questo episodio una prova del fuoco alla quale Ottaviano non si sottrasse. Infatti, strinse un'alleanza strategica con Marco Antonio, un potente generale che aspirava al potere supremo. Insieme sconfissero i nemici nella capitale. Poi inseguirono i loro rivali fino alle coste della Grecia, dove combatterono e vinsero due delle più sanguinose battaglie della storia romana. Ottaviano e Antonio si spartirono il bottino di guerra. Ora dominavano l'impero. L'alleanza di Antonio e Ottaviano venne meno. Antonio e Cleopatra si mobilitarono, ma Ottaviano attaccò per primo. Il poeta Virgilio, in seguito, definì la battaglia di Azio una lotta epica tra l'Oriente e l'Occidente. L'austero Augusto guida gli italici in battaglia, accompagnato dalla forza del Senato e dal popolo. A fronteggiarlo, Antonio, spaventosamente ricco e armato per la battaglia. Egli porta con sé i poteri dell'Oriente e, per lo scandalo di tutti, l'amante egizia. Le loro mostruose divinità alzano le armi contro gli dei romani. Tre quarti della flotta egizia furono annientati. Antonio e Cleopatra si suicidarono e la terra dei faraoni fu annessa formalmente all'impero romano. Non c'è nulla che gli uomini possano desiderare in più dagli dèi. Niente che gli dèi possano fare per l'umanità che Augusto non fece per la Repubblica, il popolo romano e il mondo intero. Le guerre civili erano finite, così come quelle con i nemici stranieri, e la furia delle armi cessò ovunque. Quando nel 29 a.C. Augusto tornò in trionfo a Roma dopo una guerra devastante, la città lo accolse con entusiasmo. Due anni dopo, rimasto unico padrone dello Stato, assunse il cognome Augusto e promise di riportare il benessere. La sua vittoria diede inizio ad uno splendido periodo di vitalità culturale, di rinnovamento religioso e di benessere economico che contagiarono tutto l'impero. Quest'epoca è ricordata come l'età della Pax Romana, la pace di Roma, e per molti avrebbe significato il ritorno del mitico e glorioso passato di Roma. Tuttavia, Augusto non sarebbe mai più tornato al passato. Ormai aveva 32 anni ed era l'unico uomo a capo del mondo greco-romano, il primo imperatore di Roma. La vittoria era costata cara, ma la sfida più difficile doveva ancora essere superata. Per evitare la fine di Giulio Cesare, Augusto doveva disarmare il Senato e accattivarsi il popolo. Non si trattava soltanto di vincere una guerra, ma di conquistare la pace. Questa sfida lo avrebbe occupato per il resto della vita.
Augusto sapeva che Giulio Cesare era stato ucciso per il solo fatto di comportarsi come un re. Non avrebbe commesso lo stesso errore. Rinunciò agli alti incarichi e raggiunse un delicato compromesso tra realtà e apparenza. Avendo il potere supremo, per consenso di tutti, trasferì il governo al Senato e al popolo romano. Augusto era un uomo politico molto astuto. Infatti, fingeva di ristabilire le tradizioni politiche repubblicane. In realtà, stava organizzando una vera e propria dinastia monarchica. Augusto conquistò la Cantabria, l'Aquitania, la Pannonia, la Dalmazia e tutti i territori dell'Illirico e dell'Arezia. Egli non si limitò a trasformare l'impero, ma ne estese anche i confini. L'Egitto era già stato annesso e presto fu la volta della Spagna settentrionale. Augusto attraversò l'Europa e conquistò la Germania. Poi unì Occidente e Oriente, occupando l'attuale Ungheria, l'Austria, i Balcani e la Turchia centrale. Queste vittorie impegnavano i soldati e i senatori romani e costituivano una piacevole distrazione dalla povertà che regnava in città. Augusto organizzava corse delle bighe, spettacoli di gladiatori ed esibizioni di animali esotici, prede di guerra dello sconfinato impero romano. C'erano rinoceronti nell'arena, tigri asiatiche nel teatro e serpenti giganti nel foro. Un gruppo di sostenitori, fondamentale per Augusto, era rappresentato dalla popolazione cittadina, i plebei. C'erano centinaia di persone senza lavoro che dovevano essere tenute lontane dalla strada e dai guai. Questi spettacoli erano un'ottima forma di controllo. La situazione era instabile e nei primi 4 anni del regno di Augusto la popolazione venne tenuta a bada grazie a queste distrazioni. Nel 23 a.C. gli eventi presero una piega critica. Cassio Dione descrive una serie di disastri che convinsero il popolo che Augusto avesse bisogno di maggior potere. La città era inondata dal fiume in piena e colpita dai fulmini. Poi in Italia si diffuse un'epidemia e nessuno poté più lavorare la terra. I romani pensavano che queste sventure dipendessero dal fatto che Augusto aveva abbandonato i suoi incarichi. Volevano che fosse nominato dittatore. La folla alzò delle barricate intorno al Senato e minacciò di bruciare vivi i senatori se Augusto non fosse stato eletto imperatore assoluto. Queste richieste minavano il precario equilibrio politico voluto da Augusto. Egli si inginocchiò davanti alla folla, si strappò la toga e, battendosi il petto, promise che si sarebbe occupato personalmente delle scorte di grano, ma rifiutò di essere chiamato dittatore. La folla si disperse, ma la lezione era chiara. Mantenere l'ordine all'interno dei confini, nelle strade e nel Senato, era un compito al di sopra delle sue forze. Augusto aveva bisogno di un aiuto divino e, fortunatamente per Roma, questo arrivò. Accadde qualcosa di inaspettato. La cometa di Halley fece la sua comparsa. Augusto pensò che fosse l'anima di Giulio Cesare che saliva in cielo. Così, da quel momento, suo padre fu chiamato il divino Giulio Cesare. Augusto intuì che il vero nemico dell'impero era il cambiamento della morale. Egli credeva che il futuro di Roma dovesse trarre le sue origini dal passato e dalla restaurazione dei valori che una volta l'avevano resa grande. Ho rinnovato molte delle tradizioni che stavano scomparendo. Ho fatto restaurare 82 templi,
senza tralasciarne nessuno che avesse avuto bisogno di essere riparato. La condotta di Augusto in pubblico era esemplare. Egli sacrificava gli animali secondo i rituali della tradizione. Ristabilì anche i ruoli sociali tradizionali. Nuove leggi assegnavano i posti a sedere nei teatri a seconda del rango sociale. Le donne erano relegate nelle file più arretrate. L'adulterio fu messo al bando, il matrimonio e la fecondità incoraggiati. Molti pensavano che la società romana avesse ritrovato il suo vero corso. Il figlio del divino stava costruendo un impero immortale. Chi può trovare le parole per descrivere i progressi avvenuti in questi anni? L'autorità è tornata al governo, la solennità al Senato e il prestigio alle corti. Le contestazioni nei teatri sono cessate. L'integrità è onorata, la depravazione punita. Tuttavia, tra gli applausi non mancava qualche grido di protesta. Il nuovo tradizionalismo dell'imperatore scontentava amici e nemici allo stesso modo, così come scontentava la figlia Giulia, che si riteneva esonerata dal rispettare le strette vedute del padre. Un soldato romano racconta la ribellione di Giulia. Giulia, ignorando suo padre Augusto, fece tutto ciò che è vergognoso per una donna. Passò dall'eccesso alla lussuria. I suoi vizi erano superiori alle sue virtù. E lei proclamava la sua libertà di ignorare le leggi della decenza. Come padre, Augusto non poteva sopportare il comportamento di sua figlia. Come imperatore, non poteva tollerare l'imbarazzo che ne derivava. Augusto mandò Giulia in esilio per il resto dei suoi giorni. Stavo per tralasciare i modi in cui una ragazza intelligente può eludere il controllo del marito o di una guardia attenta. Ma poiché hai bisogno di aiuto, ecco il mio consiglio. Poco dopo l'esilio di Giulia, Ovidio rese pubblico il suo audace poema Ars Amatoria. Non avrebbe potuto scegliere tempi peggiori. Sicuramente troverai una guardia ad ostacolarti, ma puoi sempre scrivere, comporre lettere d'amore mentre sei chiusa in bagno e spedirle per mezzo di una complice che le nasconderà sotto il vestito o nei calzari. Se le guardie dovessero insospettirsi, la tua complice potrà lasciare che tu scriva sulla sua pelle, che sarà la tua carta. La poesia di Ovidio esaltava i comportamenti che motivarono l'esilio di Giulia. E il destino di Giulia serviva da monito più di 100 raccomandazioni. Forse per questo Augusto non si pronunciava nei confronti del ribelle e geniale poeta. Nel frattempo, Ovidio si diede a un genere meno provocatorio. Si risposò e nei suoi scritti rivalutò la discrezione. Godi dei piaceri proibiti. Ma quando ti rivesti, non dimenticare la tua maschera di decoro. Una faccia innocente nasconde più di una lingua bugiarda. Augusto aveva stabilito dei limiti e Ovidio li aveva superati ampiamente. Credimi, l'apice del piacere amoroso non dovrebbe essere affrettato, ma assaporato. E quando raggiungi i punti dove alla tua donna piace essere toccata, non lasciarti sopraffare dalla vergogna, non tirarti indietro. Vedrai i suoi occhi brillare di una luce tremula, come quando il sole si riflette sull'acqua. Lei mormorerà parole dolci, ma non farti lasciare indietro. Arrivate al traguardo all'unisono. Quando ciò accade, uomo e donna sono entrambi vincitori. Questo è il premio più grande. Le parole di Ovidio appassionavano i romani. Ma 10 anni dopo,
questi ritornarono a perseguitarlo. La pazienza di Augusto si stava ormai esaurendo. Egli vedeva complotti ovunque. Vedeva l'anarchia in ogni atto di disobbedienza. Biasimando il suo libro, Augusto bandì Ovidio da Roma. Il poeta fu confinato ai margini dell'impero, nei pressi di una palude selvaggia, sulle spiagge del Mar Nero. Per Ovidio, cittadino sofisticato, nessuna punizione avrebbe potuto essere più dura. La sua disinvoltura si trasformò in angoscia. Dopo 9 anni di esilio, Ovidio morì. Era sopravvissuto ad Augusto, ma si era dovuto piegare alla sua volontà. Agli inizi della sua carriera, Augusto aveva vinto le guerre sconcertando Roma e alla fine aveva ottenuto la pace. Ma uomini come Ovidio ne pagarono il prezzo. Negli anni a venire, quando uomini meno abili avrebbero governato l'impero, il prezzo da pagare sarebbe diventato ancora più alto. Che miracolo! Ora possiamo raggiungere la Spagna in soli 4 giorni di navigazione, la Gallia in 3 giorni e l'Africa, accompagnati da una leggera brezza, in un solo giorno. In quei tempi, lo stupore per l'abbattimento di queste barriere era grande. È incredibile. Perfino l'Egitto è a soli 7 giorni di viaggio da noi. L'impero che Augusto aveva lasciato in eredità non era solo una semplice serie di paesi conquistati, ma un'ampia comunità dedita a frequenti viaggi e a commerci fiorenti. Nel 14 d.C., gli abitanti delle attuali Francia, Turchia, Siria, Grecia, Spagna e del Nord Africa facevano tutti parte dell'impero. Contribuivano alla sua ricchezza e godevano della sua protezione. Ma alla morte di Augusto, la grande famiglia di Roma includeva anche qualche membro che era fonte di preoccupazioni. L'Egitto, annesso circa 45 anni prima, rimaneva un paese esotico con un ruolo fastidioso. La Giudea, conquistata anch'essa mezzo secolo prima, era un focolaio di rivolte. E in Germania le tribù locali resistevano al completo asservimento. Poi c'era la Britannia. Una volta Giulio Cesare aveva provato a rivendicare quest'isola. Tuttavia, alla morte di Cesare, la Britannia non era ancora entrata a far parte dell'impero. Prima di morire, come narra Svetonio, le ultime parole di Augusto furono: «Ho recitato bene la mia parte in questa commedia che è la vita». La risposta fu un sì. Il Senato divinizzò Augusto. E quando ciò avvenne, lo scettro del potere passò ad un uomo che era rimasto nell'ombra per 50 anni, il suo figliastro Tiberio. Questi anni di attesa avevano costretto Tiberio a grandi sacrifici. Egli era sposato felicemente, tuttavia gli fu imposto di divorziare da sua moglie per sposare la figlia dell'imperatore. Tiberio acconsentì agli ordini del padre, ma Svetonio scrisse che da quel momento egli non fu più lo stesso. Tiberio amava sua moglie. Dopo il divorzio si rammaricava di averla allontanata e il suo cuore era pieno di angoscia. L'unica volta che ebbe modo di rivederla, la guardò con gli occhi gonfi di pianto a tal punto che ad un ufficiale fu assegnato il compito di impedire che i due si rivedessero. Malgrado i suoi sacrifici, Tiberio non era il favorito dell'imperatore. Augusto lo designò solo dopo che i suoi eredi prediletti morirono. E la posizione di Tiberio restava comunque precaria. Il Senato era sospettoso, necessitava di una guida, ma al tempo stesso non gradiva questo passaggio di potere a titolo ereditario.
Mentre Tiberio tentava maldestramente di definire il suo ruolo, al di fuori di Roma la situazione era di cattivo auspicio. Arrivò un messaggio dalle province. Due eserciti che si trovavano al confine settentrionale si ribellavano agli ordini. Tutto ebbe inizio tra le legioni di stanza nelle attuali Ungheria e Austria. Un soldato denunciò l'amara realtà della vita nell'esercito e così si diffuse il malcontento. Ci sono dei soldati che hanno alle spalle 30 o 40 anni di servizio. Alcuni hanno perfino subito mutilazioni. E il congedo dal servizio non è una liberazione, perché si continua a fare lo stesso lavoro, ma sotto un altro nome. E se per caso qualcuno sopravvive, viene trascinato ai confini dell'impero e ripagato con un pezzo di terra paludoso e sterile. La vita nelle legioni è brutale. Queste affermazioni colpirono nel segno. I soldati iniziarono a mostrare le loro cicatrici. Alcuni saccheggiarono i villaggi. Degli ufficiali furono uccisi. E con queste parole di sfida che aleggiavano nell'aria, prese piede la rivolta. Perché dovreste obbedire? Quando vi deciderete ad esigere un risarcimento dal nuovo esitante imperatore? Questo era l'incubo peggiore per Roma ed esigeva l'attenzione della famiglia imperiale. Con l'imperatore impegnato in città, fu necessario mandare un altro membro della famiglia a sedare la ribellione. Si trattava di Germanico. Era giovane, carismatico e amato dai soldati che lo consideravano l'uomo delle legioni. Sua moglie aveva perfino partorito in un avamposto dell'esercito. Suo figlio, che aveva appena 2 anni, indossava una minuscola uniforme militare. I soldati lo chiamavano Caligola da Caliga, il calzare dei soldati romani. Il bimbo era il beniamino delle legioni, la loro mascotte imperiale. Quando Germanico e la sua famiglia raggiunsero l'accampamento ammutinato, fu subito chiaro che la violenza non sarebbe cessata e che le loro stesse vite erano in pericolo. Germanico decise, insieme ai suoi consiglieri, che sua moglie avrebbe cercato rifugio in una vicina tribù. Lei acconsentì, partendo con il piccolo Caligola tra le braccia. Qualche anno dopo, lo storico Tacito descrisse questo momento. Un infelice gruppo di donne si allontanava. La moglie del comandante, come una profuga, stringeva al petto il suo piccolo bambino, circondata dalle mogli dei commilitoni in lacrime. I loro lamenti vennero uditi dai soldati, che uscirono dalle tende. Gli uomini provarono vergogna e pietà, pensando agli avi di quella donna e a suo figlio, nato e cresciuto negli accampamenti. E così la pregarono, affinché tornasse indietro. A questo punto, i ribelli non formavano più un gruppo unito e compatto. Germanico divenne un eroe e Caligola e sua madre tornarono all'accampamento. Caligola comprese che la forza dell'impero risiedeva nella fedeltà dell'esercito. Ma gli eventi gli impartirono un'altra lezione, cioè che la popolarità può essere molto pericolosa. Soltanto 5 anni dopo, suo padre si trovò in punto di morte, avvelenato, come si riteneva, dietro ordine dell'imperatore. Tiberio affermava di non essere coinvolto nella morte di Germanico, ma non se ne mostrò mai addolorato. Sapeva bene che chi raccoglie il favore del popolo è pericoloso tanto quanto un esercito in rivolta. Governare Roma, diceva Tiberio, era come tenere un lupo per le orecchie. Questa realtà avrebbe perseguitato la famiglia imperiale per le generazioni a venire. Dato il disprezzo tra i senatori e Tiberio, quest'ultimo cercò consiglio al di fuori del suo ambiente, rivolgendosi a un ufficiale di cavalleria di nome Seiano, un uomo che lo storico Tacito chiamava il ciarlatano del villaggio. Seiano appariva come una persona onorevole, ma covava una natura avida.
I romani sapevano essere straordinariamente snob. Non si opponevano alla mobilità sociale, ma non accettavano che una persona poco meritevole arrivasse al potere aggirando il sistema. Non tolleravano neppure coloro che basavano la propria scalata sociale esclusivamente sui favori dell'imperatore. Tiberio assegnò al suo nuovo amico Seiano il comando dei pretoriani, un corpo d'élite creato per mantenere l'ordine e proteggere l'imperatore. Seiano concentrò le sue truppe in un unico accampamento. Radunate in un solo posto, le guardie accrescevano l'influenza politica del loro comandante. Seiano conquistava le simpatie dei soldati parlando con ognuno di loro. Egli sceglieva i loro leader personalmente e suggeriva agli uffici provinciali quali senatori avrebbero dovuto sostenerlo. Secondo Tacito, Tiberio premiò il suo aiutante Seiano con i più alti onori, definendolo suo compagno di lavoro. Seiano approfittò della fiducia dell'imperatore per spianarsi la strada verso il potere, un potere che avrebbe assoggettato Roma a un regno di terrore, degno del suo passato più cupo. Germanico, l'eroe dell'esercito in rivolta, era morto. Seiano sospettava che la sua famiglia stesse tramando per assumere il potere. La vedova di Germanico era stata separata dai suoi figli e mandata in esilio. A Roma, il giovane Caligola fu risparmiato dalle ritorsioni, mentre i suoi fratelli maggiori furono meno fortunati. Svetonio descrive il loro destino. Entrambi vennero giudicati come traditori e condannati a morte. Uno fu confinato nei sotterranei del palazzo imperiale, dove la fame lo indusse a mangiare l'imbottitura del cuscino. Si ritiene che l'altro si sia suicidato quando il boia gli mostrò il cappio e i ganci che sarebbero serviti a trascinare il suo corpo attraverso la città. L'aiutante dell'imperatore, Seiano, intensificò ben presto le epurazioni. Avviò numerosi processi per tradimento. Gli imputati venivano condannati e, secondo Tacito, giustiziati. Erano tempi di corruzione, di avidità e sottomissione. Non erano soltanto le élite a sentirsi in una posizione precaria, ma anche gli ufficiali di basso rango che facevano a gara per compiere atti servili. Erano trascorsi appena 10 anni dalla morte di Augusto e la sua dinastia stava causando la rovina di Roma. Tiberio era ormai anziano e non più in grado di fermare l'epurazione. Nel 26 d.C., Tiberio, sfiduciato e disgustato, voltò le spalle a Roma e si ritirò sull'isola di Capri, un rifugio isolato che offriva protezione dai nemici e distrazioni per la sua mente affaticata. Una volta insediato a Capri, Tiberio fece allestire delle stanze per i suoi perversi desideri. Rifugiato in una delle sue 12 ville a picco sul mare, Tiberio cercava conforto nell'astrologia, nel vino e, come scrive Svetonio, nella soddisfazione di ogni sua passione. Tiberio aveva a sua disposizione ragazze e ragazzi conosciuti per la loro inventiva sessuale. Questi inscenavano le loro perversioni al fine di provocare la sua depravata eccitazione. L'imperatore decorò le stanze da letto con dipinti a sfondo erotico, con statue che si rifacevano alla pornografia egizia. Soltanto a Seiano era concesso di vedere l'imperatore recluso. In seguito alla morte dell'unico figlio di Tiberio, Seiano era il solo a godere della sua fiducia. A Roma, egli assunse tutti i poteri propri dell'imperatore e governò con crescente autonomia. Sembrava proprio che fosse destinato a sostituire Tiberio stesso. Nel 31 d.C. ci fu una svolta sorprendente. L'intesa tra Seiano e Tiberio venne meno e quest'ultimo favorì Caligola,
l'unico membro della famiglia reale che fosse ancora in vita. Tiberio convocò Caligola a Capri e inviò un messaggio segreto al Senato nel quale condannava Seiano. L'episodio fu descritto dallo storico Cassio Dione. All'alba, il messaggero dell'imperatore risaliva la collina sulla quale si trovava il Tempio di Apollo, dove erano stati convocati i senatori. Fuori dal Tempio trovò Seiano, al quale, mentendo, fece credere che sarebbe stato il prossimo successore di Tiberio. Entusiasta, Seiano corse dentro l'edificio. Non appena il messaggero dell'imperatore se ne fu andato, la lettera di Tiberio venne letta ad alta voce. Riga dopo riga condannava Seiano. I senatori abbandonarono lentamente l'edificio. Seiano fu invitato a farsi avanti, ma non obbedì, perché in vita sua non aveva mai preso ordini da nessuno. Fu chiamato una seconda e una terza volta. Allora l'ufficiale che presiedeva l'assemblea puntò il dito contro di lui e gridò: «Seiano, vieni qui!» Egli rispose: «State parlando con me?» Lo stesso uomo che una volta era stato da loro adorato stava per essere giustiziato. Seiano fu strangolato e il suo corpo gettato nel Tevere. Nel periodo imperiale, la violenza era l'unico modo per difendersi dagli oltraggi e la brutalità era sempre in agguato. Da Capri, Tiberio continuava a governare Roma. I suoi rivali erano stati annientati e con loro anche la concreta possibilità di una sua successione. Negli ultimi anni di vita, l'imperatore era solo e stanco e l'unico suo erede sopravvissuto era Caligola. Nel 37 d.C., la cupa atmosfera che regnava nell'impero si alleggerì perché Caligola, che aveva ormai 25 anni, divenne imperatore. Quando prese il potere, Caligola esaudì i desideri del popolo romano, o meglio, di tutto il mondo. Caligola aveva molto sofferto per via degli intrighi di palazzo. Unico sopravvissuto di un padre carismatico, era cresciuto come mascotte dell'esercito romano. Molti si auguravano che avrebbe portato una sferzata di energia nel grigiore di Roma. Inizialmente Caligola andò oltre le aspettative generali, richiamò gli esiliati e fece un enorme falò sul quale bruciò i documenti relativi ai processi di tradimento. Ma presto Caligola iniziò a manifestare la sua inquietante eccentricità. Quando le manie di Caligola si trasformarono in azioni violente, la tirannia si abbatté su Roma. Una volta, durante un rituale, egli stava per sacrificare un animale agli dèi. Ma quando alzò il coltello per uccidere l'animale, in un attimo di follia lo scagliò contro il sacerdote vicino. L'uomo morì all'istante. Caligola indossava abiti di seta e gioielli. Obbligava i senatori a inginocchiarsi davanti a lui e a baciargli i piedi. Tentava spudoratamente di sedurre le loro mogli alle cene conviviali, oltre a commentarne le abitudini sessuali. Indubbiamente Caligola era un personaggio strano, grottesco e forse malato di mente. Il suo regno confermò la pericolosità della successione ereditaria del sistema fondato da Augusto. L'impero militare voluto da Augusto sicuramente funzionava, ma il rischio che il sistema ereditario rappresentava consisteva nel fatto che questo non poteva garantire che l'uomo al potere fosse effettivamente in grado di governare. E certamente Caligola come imperatore fu un assoluto disastro. Caligola ridusse l'aristocrazia romana in ginocchio e portò molti sudditi sull'orlo della disperazione. Caligola pagò cari i suoi misfatti. Fu assassinato dai suoi aiutanti più fidati. Quando
quando Caligola fu ucciso, Claudio rimase l'unico erede di Augusto. Claudio avrebbe sorpreso tutti. L'imperatore si alzava all'alba per iniziare il suo lavoro. Fece approvare leggi che proteggevano gli schiavi malati, aumentò i privilegi delle donne, si scusava con i postulanti per la mancanza di sedie. Fu attraverso queste gesta che egli si ingraziò il popolo, spiega Svetonio. A queste sorprendenti imprese ne seguirono di memorabili. Claudio ebbe successo dove Giulio Cesare aveva fallito e riuscì a imporre il governo romano in Britannia. Fu la maggiore conquista dell'impero dopo la morte di Augusto, ma non era tutto. Per secoli il Senato aveva rifiutato l'elezione di non romani al suo interno. Nel 48 d.C. Claudio sostenne che alcuni uomini della Gallia avrebbero dovuto sedere tra i senatori. Perché Sparta e Atene caddero nonostante fossero delle potenze militari, se non perché tenevano i propri sudditi segregati? Ora che i Galli ci hanno raggiunto in fatto di matrimoni e di cultura, lasciamo che sommino il loro oro e la loro ricchezza ai nostri, piuttosto che li tengano per sé. Ciò che facciamo oggi sarà d'esempio per il futuro. I vecchi senatori erano scettici. È deciso a far indossare la toga a tutti i Greci, i Galli, gli Spagnoli e i Bretoni. Ma Claudio ebbe la meglio, facendo un altro passo verso l'integrazione. La sua fu una vittoria significativa, alla quale seguì tuttavia l'inquietudine, perché Claudio non era meno esposto agli intrighi di quanto lo fossero i suoi predecessori. Tacito sostiene che egli fosse addirittura più vulnerabile. E questo segnò la fine della sua ignoranza riguardo agli affari di casa sua. Agli occhi di molti, il punto debole di Claudio era sua moglie, Messalina. L'imperatore l'adorava, ma lei non lo ricambiava con la stessa devozione. Messalina saziava con i cortigiani la sua passione per la lussuria e per gli intrighi. Claudio se ne disinteressava, ma nel 48 d.C. queste relazioni si fecero pericolose. Messalina aveva un nuovo amante, questa volta un nobile, e molti temevano che i due stessero tramando un colpo di Stato. «Agisci in fretta», suggeriva un fidato liberto a Claudio, «o il suo nuovo amante si impadronirà di Roma». Claudio fece subito ritorno a Roma e ordinò di uccidere l'amante di Messalina. L'imperatrice si rifugiò nella villa di un amico per stilare un appello. L'ira di Claudio sembrò placarsi, ma il suo liberto non le lasciò scampo. Ordinò alle guardie e ai comandanti di uccidere Messalina. Fu scelto un liberto per compiere questo gesto. Egli arrivò prima degli altri e la trovò rannicchiata a terra con la madre seduta accanto. In passato la donna aveva disapprovato il comportamento della figlia, ma ora era sopraffatta dalla pietà. Disse: «Non rimane nient'altro che cercare una morte onorevole». Ma non c'era alcun onore in quello spirito corrotto dalla lussuria. In quel momento irruppero le guardie. Il comandante restò in piedi di fronte a lei mentre il liberto sferrò il colpo fatale. Claudio si trovava ad un pranzo con invitati quando apprese la notizia della morte di sua moglie. Senza chiedere se si fosse trattato di suicidio o di omicidio, egli si fece versare dell'altro vino. Claudio, l'imperatore di Roma meno credibile, aveva salvato e perfino arricchito l'impero di Augusto. Ma anche egli stava tenendo un lupo per le orecchie e negli anni a venire avrebbe allentato la presa. Il giovane Claudio decise di scrivere una storia, ma non ebbe molto successo alla prima lettura in pubblico, perché un uomo grasso, sedendosi, ruppe una panca.
il pubblico scoppiò a ridere. E anche dopo che tutti si furono sistemati, Claudio non riuscì a controllarsi, continuando a pensare all'incidente, e si dileguò tra le risate. Il biografo della famiglia imperiale descrisse, 2000 anni fa, un mondo governato da Roma, e Roma governata da uno strano imperatore. Il suo nome era Claudio. Claudio balbettava e zoppicava. Era la vergogna della famiglia imperiale e visse nell'ombra per gran parte della sua vita. Claudio trovava piacere nel coltivare i suoi studi, lontano dalla politica. Ma intorno al 50 d.C. la fortuna volse dalla sua parte e chi lo criticava rimase stupito. Egli prese il timone dell'impero più grande al mondo con una sicurezza che nessuno aveva mai avuto fin dagli inizi della dinastia. Claudio estese i confini dell'impero. A sud portò a termine la conquista del Nord Africa. A nord sottomise le fiere tribù indipendenti della Britannia. Dalla Turchia al Marocco, dal Mar Rosso al Mare del Nord, quasi tutto il vecchio mondo faceva ormai parte dell'impero romano. Ma Claudio fece di più che estendere l'impero. Egli fece approvare leggi a tutela degli schiavi malati, concesse ai popoli conquistati di diventare cittadini romani e perfino senatori. Claudio mi piace, lo trovo un personaggio vincente. Non solo per via delle difficoltà che incontrò durante la giovinezza, la sua malattia, la sua balbuzie e la sua andatura zoppicante. Quando Claudio salì al potere, dimostrò grande umanità nei confronti degli schiavi, tutelava il popolo dell'impero. E questo si può dire che sia davvero notevole per un uomo che non aveva altra scelta se non quella di diventare imperatore. Ma la pace interna stava per finire e i romani si sarebbero presto confrontati con il peggior volto dell'impero. Malgrado il suo potere, Claudio era un uomo fragile. La sua vita era stata segnata da complotti e tradimenti. Molti membri della sua famiglia erano stati uccisi da nemici politici e Claudio stesso aveva dovuto assistere all'uccisione della moglie infedele. Nel 49 d.C. Claudio era in cerca di una nuova moglie. La società romana si mobilitò, la concorrenza era forte. Molte famiglie erano pronte a tutto pur di imparentarsi con l'imperatore. Mentre queste tramavano, Claudio esitava e la tensione cresceva. Infine, Claudio prese una decisione che sbalordì Roma. Uno scritto di Tacito, risalente a qualche anno più tardi, ci spiega perché. L'imperatore si sposò con sua nipote, una donna di grande determinazione, ma dal carattere discutibile, Agrippina. Da quel momento in avanti l'impero cambiò. Tutti obbedivano ad una donna. Ma era una donna priva di frivolezza. Era austera e spesso arrogante. Aveva una personalità simile a quella di un uomo. Agrippina scrisse le sue memorie, che purtroppo sono andate perdute. Darei qualsiasi cosa per ascoltare la sua versione dei fatti. La difficoltà nel ricostruire la storia delle donne romane consiste nel fatto che di loro ci resta poco. Forse il loro punto di vista non sarebbe stato molto diverso da quello degli uomini, ma sarebbe meraviglioso poter disporre di una testimonianza femminile. Agrippina ignorò l'ideale romano di virtù femminile. Si impadronì del potere e lo usò con orgoglio. Annientò i suoi nemici. Fondò una colonia che portava il suo nome e, come racconta Tacito, scavalcando il marito, riuscì ad ottenere il perdono di uno degli esuli, lo scrittore e filosofo Seneca.
Agrippina non voleva essere ricordata solo per i suoi misfatti. Così ottenne il perdono per Seneca. Pensava di fare un gesto gradito al popolo, in quanto Seneca era uno scrittore celebre. Agrippina lo volle anche come tutore di suo figlio. Suo figlio, Nerone, un ragazzo di appena 12 anni nato da un matrimonio precedente, era solo una pedina nella strategia di Agrippina per il controllo del potere. Così come lo era Seneca, ansioso di lasciarsi l'esilio alle spalle. Agrippina pensava che Seneca avrebbe appoggiato i suoi piani politici in cambio del favore concessogli. Quando Seneca fu di nuovo coinvolto nella politica spietata della capitale, si trovò di fronte a un dilemma. Aveva sempre disprezzato il lusso, il potere e la mancanza di moralità. Ma ora si sentiva obbligato nei confronti di Agrippina ed era spinto dall'ambizione. Dopo 10 anni vissuti nell'ombra, la politica lo allettava e subiva il fascino di Roma. È incredibile quante persone riesca ad accogliere a malapena una città grande come Roma. Questa gente proviene da tutto il mondo, spinta dall'ambizione o dal senso del dovere. Molti sono attirati dagli studi liberali, altri dagli spettacoli. Alcuni mettono in vendita la loro bellezza, altri l'eloquenza. Tutta l'umanità è accorsa qui, in questa città, che promette in cambio grandi vizi e grandi virtù. All'interno del palazzo imperiale, Seneca si sarebbe imbattuto in molti più vizi che virtù. Dopo aver attirato Claudio nella trappola del matrimonio, Agrippina iniziò ad ordire un complotto. Innanzitutto emarginò il figlio dell'imperatore e convinse Claudio ad adottare Nerone e a designarlo suo erede. Dopo essersi assicurata in tal modo una linea di discendenza, l'ultimo ostacolo che restava ad Agrippina era il marito. Agrippina pianificò il suo omicidio. Aspettò l'occasione giusta e individuò il veleno giusto da utilizzare. Fu scelto un esperto nel campo per preparare la pozione, che fu servita a Claudio dall'eunuco che era solito assaggiare il suo cibo. L'imperatore si accasciò come se stesse morendo, ma poi iniziò a riprendersi. Agrippina, terrorizzata, riuscì a coinvolgere anche il medico dell'imperatore nel delitto. Mentre fingeva di aiutare Claudio a vomitare, il dottore gli infilò in gola una piuma imbevuta di veleno. I crimini azzardati, commentò Tacito, portano grandi ricompense. Claudio, l'imperatore di Roma, era morto. Nel giro di poche ore, la via verso il potere si spianò. Il figlio di Agrippina fu proclamato imperatore. Presto Seneca avrebbe percorso una strada che lo avrebbe portato a scontrarsi con i suoi principi morali. L'impero di Nerone era iniziato. A quei tempi Seneca era il maggiore esponente dello stoicismo. Il principio basilare della dottrina stoica era l'accettazione del ruolo che il fato aveva assegnato a ciascun uomo. E il destino di Seneca era quello di partecipare alla politica della famiglia imperiale. E vi partecipò grazie a Nerone, che ormai aveva 16 anni e il cui avvento al trono era stato macchiato di sangue. Il compito di Seneca era quello di trasformare questo ragazzo, che proveniva da una famiglia ambiziosa, in un buon politico. All'inizio le possibilità di riuscita sembravano buone, perché Nerone era un ragazzo sensibile. Amava il teatro, la musica e, come racconta Svetonio, anche le corse dei cavalli. Un passatempo molto popolare all'epoca. Fin da bambino Nerone si rivelò appassionato di corse. Possedeva un giocattolo d'avorio a forma di carro.
ben presto desiderò condurre egli stesso un carro. Dopo essersi esercitato con alcuni schiavi, apparve nel circo di fronte a tutta la città. Il circo, dove si svolgevano le corse dei cavalli, non era un luogo tranquillo. A guidare le bighe erano in genere schiavi e liberti. Il pubblico spesso imprecava ferocemente contro le squadre rivali. Io ti prego, demone, chiunque tu sia, di crocifiggere i cavalli delle squadre bianche e verde e di uccidere i guidatori Claro e Felice, di togliere loro il respiro. La passione di Nerone per questo sport di plebei scandalizzava i nobili, ma conquistava la simpatia delle masse. Tacito sosteneva: questo è un popolo che ha sete di emozione e che si entusiasma se l'imperatore condivide i suoi gusti. E così fece Nerone, ancora per molti anni, e in età adulta. Ma nell'antica Roma la popolarità aveva anche aspetti negativi. Il giovane e docile imperatore indugiava nei suoi passatempi e gli sforzi per controllarlo si fecero febbrili. In particolar modo quelli di sua madre e di Seneca. Seneca esercitava il suo controllo su Nerone in modo discreto, al contrario di Agrippina. Le giunse voce che suo figlio si dilettasse a sedurre donne sposate e giovani ragazzi, che si fosse fatto evirare e che avesse una relazione stabile con uno schiavo. Secondo Svetonio, Nerone faceva anche di peggio. Non appena faceva buio, Nerone indossava una parrucca e andava nelle taverne. Si aggirava per le strade e attaccava le persone che tornavano a casa per cena. Se cercavano di reagire, le accoltellava e poi ne gettava il corpo nella fogna. Le storie che riguardavano la perversione di Nerone si moltiplicavano e la disapprovazione di Agrippina cresceva. Il rapporto tra madre e figlio si deteriorò rapidamente. Il complotto ebbe inizio in una località di mare. Nerone invitò la madre in barca col pretesto di riconciliarsi con lei. Agrippina accettò. Al termine dell'incontro si rimise in viaggio. La scena viene descritta da Tacito. La barca era appena partita. Agrippina era accompagnata da due servitori. Uno stava in piedi vicino al timone, l'altro sedeva ai suoi piedi, rievocando la scena del pentimento di Nerone nei confronti di sua madre. Poi venne dato il segnale. Il tetto della barca cedette sotto il peso del piombo. Il servitore fu schiacciato e morì all'istante. Ma la sorte favorì Agrippina, che si salvò grazie alle robuste spalliere della lettiga che resistettero al peso. Agrippina si mise a nuotare cercando di portarsi in salvo. Nerone rimase sbalordito quando apprese che sua madre si era salvata. Ritornò al palazzo imperiale e chiamò a sé Seneca e il comandante delle guardie, un uomo di nome Burro. Non è chiaro se questi uomini fossero già al corrente del complotto, perché l'imperatore li convocò subito. Tremando, Nerone urlò che Agrippina sarebbe potuta apparire da un momento all'altro, istigando i soldati o armando gli schiavi. Seneca e Burro tacquero a lungo. Poi Seneca osò chiedere a Burro se sarebbe stato possibile ordinare alle sue truppe l'assassinio. Burro rifiutò di coinvolgere il suo battaglione scelto. Così Nerone incaricò alcuni soldati di portare a termine l'omicidio. I soldati accerchiarono la sua villa e scardinarono le porte. La trovarono in una stanza buia in compagnia di un'ancella. I sicari circondarono il letto. Il capitano la colpì in testa con un bastone, poi un altro soldato la pugnalò. Agrippina urlava di colpirla al ventre. E così fu colpita diverse volte e pugnalata a morte.
A Roma erano tutti sconvolti. Il matricidio era uno dei peggiori crimini che un romano potesse commettere. Nerone informò solennemente il Senato che sua madre stava cospirando per rovesciare il governo di suo figlio, l'imperatore. Ma erano soltanto scuse. L'idea non fu di Nerone, ma di Seneca, che inventò questa storia per coprire le malefatte del suo pupillo. Il filosofo, che si era sempre ispirato ad alti principi morali, era ormai inesorabilmente implicato nella brutale realtà della politica imperiale. Quest'anno si sono verificati molti presagi. Gli uccelli del malaugurio hanno nidificato sopra il Campidoglio. Le case sono state distrutte dai terremoti e i deboli sono stati calpestati dalla folla in fuga. In Britannia la rivolta era stata sedata, ma a Roma la situazione stava peggiorando rapidamente per l'imperatore e per Seneca. Nuovi consiglieri avevano conquistato la fiducia di Nerone e premevano affinché l'imperatore allontanasse il suo istitutore, Seneca, criticandolo per la sua eccessiva ricchezza e la sua popolarità. Conscio del fatto che la sua posizione si fosse ormai indebolita, o forse per la perdita di interesse verso la politica, Seneca chiese a Nerone di ritirarsi a vita privata. L'imperatore rifiutò. Per i due anni seguenti, la vita di Seneca fu a rischio. Poi, nel 64 d.C., una nuova sciagura si abbatté su Roma. Il punto d'origine dell'incendio furono i negozi vicino al circo. Alimentate dal fuoco, le fiamme invasero l'intero distretto. Raggiunsero le colline, inghiottendo tutto ciò che incontravano. Si insinuarono nelle vie più strette e tortuose della città. Le urla delle donne, dei bambini, degli invalidi, della gente terrorizzata che tentava di mettersi in salvo o di sottrarre alla morte qualcun altro, tutto contribuiva ad aumentare il panico. Il grande incendio durò 6 giorni e 7 notti. Delle 14 zone di Roma, solo 4 furono risparmiate. Andarono distrutti numerosi templi, case e negozi. Quando l'incendio si spense, Nerone valutò i danni. Aprì gli edifici pubblici, anche quelli di sua proprietà, ai senza tetto. Tuttavia, secondo Tacito, l'intervento dell'imperatore fu di ben poco aiuto. I provvedimenti di Nerone furono vani. Correva voce che, mentre l'incendio divorava la città, l'imperatore se ne stesse rifugiato nei suoi appartamenti privati, cantando. Anche se Nerone non aveva fatto festa nel vedere Roma in fiamme, la sua gioia era palpabile. Ancora peggio, si insinuava perfino che l'imperatore stesso avesse appiccato il fuoco per far posto a un nuovo palazzo. La fama di Nerone precipitò. Sui muri della città apparvero delle scritte offensive e i più insolenti osavano insultare Nerone di persona. Le voci sul coinvolgimento di Nerone nell'incendio erano così diffuse che egli fu costretto a trovare un capro espiatorio. Accusò la nuova setta religiosa dei cristiani. Nell'intento di far cessare le chiacchiere sul suo conto, Nerone diede la colpa ai cristiani, che egli odiava per via delle loro insolite usanze. Gesù era stato crocifisso appena 30 anni prima. Nonostante i suoi discepoli stessero diffondendo la sua parola, il numero dei cristiani a Roma era ancora esiguo. Tacito ci rivela che i cristiani convertiti erano già visti con sospetto. Il fondatore di questa setta, Cristo, era stato giustiziato. La sua morte aveva solo temporaneamente represso il suo culto distruttivo, che ora aveva riacquistato vigore non soltanto in Giudea, il luogo di nascita del male, ma anche a Roma, dove si verificavano vergognose atrocità.
I cristiani erano un facile bersaglio. Dopotutto, il loro eroe era un criminale condannato a morte dal diritto romano. In più, si permettevano troppe libertà, come i baci scambiati tra fratelli e sorelle, che apparivano incestuosi. E come se non bastasse, mangiavano il corpo del loro dio e bevevano il suo sangue, esattamente come fanno i cannibali. Nerone fece riunire tutti i cristiani che si trovavano in città, li fece torturare atrocemente e infine giustiziare. L'imperatore ordinò confische in tutte le province. I templi furono spogliati delle loro statue. I tesori che celebravano la potenza di Roma furono requisiti. Per Seneca, questa fu la goccia che fece traboccare il vaso. Si finse malato e rimase in disparte. Finalmente, Nerone lo autorizzò a ritirarsi in campagna, dove, nella sua tenuta privata, avrebbe potuto riflettere su ciò che restava del suo onore. Se qualche oppositore della filosofia mi chiedesse: perché non rispetti i principi morali che sostieni con tanto ardore? Sarei costretto a rimproverarmi senza indulgenza, ma per ora rispondo così. Non sono saggio e mai lo sarò. Non chiedermi di essere all'altezza dei migliori, ma migliore dei peggiori. Seneca sapeva bene di non essere perfetto. Avere a che fare con l'imperatore significava possedere una buona dose di ipocrisia. Ma proprio negli ultimi giorni della sua vita, Seneca cominciò ad enfatizzare apertamente i principi della filosofia stoica. Forse per sfuggire all'imbarazzo di non essere riuscito ad esercitare il suo controllo sul giovane Nerone. Nerone si sottraeva a ogni controllo. Ora che sua madre era morta e il suo tutore si era ritirato a vita privata, Roma era in balia dei suoi capricci. Esisteva un solo modo per destituirlo. Fu organizzata una cospirazione, un complotto tra i senatori, i cavalieri e le donne, basato sull'astio nei confronti di Nerone. Nel 65 d.C., alcuni romani cominciarono a ipotizzare l'omicidio. Ma frenati dalla paura, esitarono. Alla fine se ne occupò una liberta di nome Epicaris. Si fece aiutare da un ufficiale scontento che poteva avvicinare l'imperatore. Si incontrarono in segreto e lei lo pregò di sferrare il primo colpo per liberare Roma dalla tirannia. Epicaris iniziò a elencare i crimini commessi dall'imperatore. C'era un solo modo, diceva, per punire Nerone. E l'ufficiale avrebbe ricevuto in cambio una degna ricompensa. Si rivelò un errore fatale. L'ufficiale tradì Epicaris, rivelando tutto a Nerone. L'imperatore si vendicò. Chiese a Epicaris di svelargli i nomi degli altri congiurati, ma non ottenne risposta. Nerone si infuriò e la minacciò. Riteneva che una donna non avrebbe sopportato le stesse torture inferte a un uomo. Tuttavia, né le frustate né il fuoco riuscirono a spezzare la sua volontà di ferro. Anche quando fu torturata per la seconda volta, Epicaris non rivelò i nomi dei cospiratori. Questa liberta superava in coraggio uomini, cavalieri e senatori. Il giorno seguente, Epicaris pose fine alla sua vita impiccandosi. Con i cospiratori ancora in circolazione, Nerone intensificò la vigilanza e instaurò un regno di terrore. Innumerevoli persone, alcune innocenti, altre colpevoli, caddero sotto la furia dell'imperatore. Seneca fu uno di loro. Malgrado la scarsità di indizi,
Nerone inviò un ufficiale presso di lui, esigendo il suo suicidio. Seneca abbracciò sua moglie e le chiese di dominare il dolore e continuare a vivere. Ma lei scelse di morire con lui. Con un solo colpo di spada si recisero le vene delle braccia. Ma il corpo indebolito di Seneca lasciava fuoriuscire il sangue troppo lentamente. Si tagliò allora le vene delle gambe, ma ancora non moriva. Chiese al suo medico di somministrargli del veleno di cicuta e lo beve, ma invano. Infine fu immerso in un bagno caldissimo dove soffocò nel vapore. Pochi filosofi avevano raggiunto la statura di Seneca e pochi avevano pagato un prezzo così alto. La sua condotta si discostò spesso dai suoi ideali, ma egli sperava che la storia gli avrebbe reso giustizia. Chi si preoccupa degli uomini del suo tempo è nato per pochi. Seguiranno migliaia di anni, migliaia di generazioni. Guarda a loro. Se è vero che la virtù conduce alla fama, la nostra reputazione sopravviverà. Verranno i posteri a giudicarci senza risentimenti e compiacenze. Mentre il sangue di Seneca veniva versato, i peggiori furono lasciati a governare Roma da soli. Dopo aver sopportato per ben 14 anni questo terribile imperatore, il popolo decise che Nerone doveva farsi da parte. La ribellione ebbe inizio nei territori del nord. Nerone aveva tentato di epurare i militari, ma gli eserciti di due province si ribellarono e marciarono verso la capitale. Quando Nerone venne a sapere della rivolta, si accasciò al suolo, pietrificato e senza parole. Poi giunse la notizia della defezione di altri eserciti. Allora Nerone ruppe gli indugi e cercò di convincere gli ufficiali a scappare insieme a lui. Alcuni gli voltarono le spalle, altri rifiutarono apertamente. Anche i senatori abbandonarono Nerone. Lo dichiararono nemico pubblico, autorizzando chiunque a ucciderlo senza pietà. Terrorizzato, l'imperatore scappò in campagna con i pochi schiavi rimastigli fedeli. Scalzo e con indosso soltanto una tunica, Nerone afferrò un mantello e a cavallo raggiunse una vecchia casa. Mentre aspettava che i suoi servi ultimassero un'entrata segreta, si aprì un passaggio tra i cespugli, facendosi strappare il mantello dai rovi. Poi ordinò loro di scavargli una fossa, piangendo e lamentandosi in continuazione. «Che grande artista muore con me!» Infine, aiutato dal suo servo, si infilò un pugnale in gola. La dinastia di Augusto si era estinta. L'impero era ora senza una guida. Nel 68 d.C., generali rivali marciavano verso Roma. La guerra civile era vicina. La rivolta scoppiò in Gallia e raggiunse subito la Spagna. L'esercito imperiale di stanza in quella provincia si sollevò e iniziò a marciare verso Roma. In tutto l'impero riecheggiava la furia della guerra civile. Ovunque, i capi militari si chiedevano se fosse il caso di unirsi ai rivoltosi. In Giudea viveva un uomo già duramente temprato dalla guerra. Vespasiano, uno dei generali più valorosi dell'impero. Lottava da 3 anni nel tentativo di soffocare una rivolta locale e quando iniziò a intravedere la vittoria, mutò le sue ambizioni in modo inaspettato per un uomo del suo ceto.
Vespasiano non apparteneva alla vecchia aristocrazia. La sua famiglia proveniva da una cittadina non distante da Roma, ma lontana anni luce dal punto di vista sociale. Suo padre e suo nonno erano stati esattori e soldati. E Vespasiano stesso dava di sé l'immagine di un uomo del popolo, un compagno militare, un uomo che era una cosa sola con i soldati. Le truppe lo incitavano a prendere il potere. Anche i soldati delle altre province lo esortavano. Allettato da questa opportunità, Vespasiano li guidò nella marcia verso la capitale. Le truppe di Vespasiano partirono dai Balcani, costeggiarono il Mar Adriatico e puntarono su Roma. Nei pressi dell'Italia si trovarono faccia a faccia col nemico e per la prima volta in 100 anni i nemici erano i compagni romani. Ecco come lo storico Cassio Dione descrive l'episodio. Combatterono come si farebbe contro degli stranieri e non contro dei fratelli. Non si fermarono neppure al calare della notte. Ma quando tra le nuvole spuntava la luna, si intravedevano i rivali parlare insieme. Alcuni combattevano, altri, esausti, riposavano. Qualche volta uno prendeva in disparte il nemico e diceva: «Compagno, cittadino, cosa stiamo facendo? Perché combattiamo? Passa dalla nostra parte!» E l'altro rispondeva: «Passa tu dalla nostra parte!» E così trascorsero la notte, combattendo e parlando fino all'alba. Al mattino, gli uomini di Vespasiano ebbero la meglio. Uccisero i propri concittadini, saccheggiarono un villaggio vicino e, inebriati dal sangue e dal bottino di guerra, si avvicinarono a Roma. Presto la capitale diventò il campo di battaglia di 2 eserciti rivali, in cui vennero coinvolti anche i civili. La città di Roma era sotto assedio e i suoi abitanti combattevano, scappavano o addirittura si univano ai saccheggiatori sperando di essere scambiati per invasori e di riuscire in tal modo a salvarsi la vita. Furono uccise circa 50.000 persone. Si imposero le forze di Vespasiano e il Senato, ormai indebolito, ratificò la vittoria. Vespasiano, il rozzo soldato, era il nuovo imperatore di Roma. La guerra civile svelò il lato negativo dell'impero, ossia che il potere poggiava in realtà sulla forza militare. Chiunque disponesse di sufficiente potere militare avrebbe potuto ambire al trono imperiale. E qualsiasi imperatore futuro avrebbe dovuto tenerne conto. A Roma vigeva una dittatura militare e i suoi cittadini si preparavano ad affrontare un futuro incerto. Vespasiano, un autentico avventuriero della politica, riuscì a fondare una nuova dinastia e a restare saldamente al potere per 10 anni contro tutte le previsioni. Riuscì inoltre a reintrodurre la stabilità che Augusto aveva assicurato molti anni prima. Vespasiano aveva liberato Roma dalla crisi più grave dall'inizio del secolo, la guerra civile, e aveva reso l'impero più forte che mai. Tuttavia, lasciò anche una pesante eredità. «O mi succederanno i miei figli», aveva dichiarato, «o non lo farà nessuno». In realtà, nell'impero si riproponeva il problema della successione ereditaria. Vespasiano non fece nulla per cambiare questo stato di cose. Nell'estate del 79, la città di Pompei era una fiorente comunità di qualche migliaio di persone.
Alcune di esse ci sono note grazie ad uno scherzo del destino che conserva il loro mondo da quasi 2000 anni. Come molte città romane, Pompei vantava uno stadio, teatri, templi, terme e botteghe. Tutti i giorni i suoi abitanti mangiavano, bevevano e si incontravano nelle taverne lungo la strada. Qui una bevanda decente costa poco. Il doppio se vuoi bere qualcosa di meglio. 4 volte tanto e potrai assaggiare il vino migliore. Il vino veniva fornito con ogni probabilità dai fratelli Vettii di Pompei. Ex schiavi entrarono nel commercio del vino e fecero fortuna. La loro casa era grande ed elegante, traboccante di simboli di una ricchezza acquisita da poco. Questa coppia, invece, possedeva un panificio. Posando in un ritratto, volevano dimostrare di essere colti. Nella vicina campagna viveva una donna di nome Giulia Felice, una ricca latifondista che affittava proprietà sul vasto terreno della sua villa. Sul terreno di Giulia Felice si possono affittare lussuose terme, botteghe, taverne, spazi di lavoro e appartamenti. E poi c'era Eumachia, una donna ricca e autorevole, tanto stimata per il suo contributo alla vita civile di Pompei, che in suo onore fu eretta una statua. Nella zona di Pompei vivevano migliaia di persone. Le antiche epigrafi rivelano la vivacità che contraddistingueva la loro vita quotidiana. Da questo negozio è sparita una pentola di rame. Ci sarà una ricompensa per chi la riporterà. I graffiti di Pompei sono meravigliosi perché sono una sorta di voce inedita, informale. Noi, invece, siamo abituati a sentir parlare dell'antichità attraverso le voci estremamente formali della letteratura o dei proclami imperiali. A Pompei è facile imbattersi in iscrizioni che raccontano la vita quotidiana degli abitanti. Il tessitore successo ama l'ancella Iris, alla quale non importa di lui. Egli la prega di avere pietà. E a fianco, scritto da un'altra mano, «Ah!» dice il rivale geloso, «puoi mangiarti il cuore!» Stai morendo di gelosia. Non puoi competere con chi è più bello e più nobile di te. Te l'ho detto e ora l'ho scritto. Tu ami Iris, ma a lei non importa nulla di te. Queste rivalità furono dimenticate per sempre nel pomeriggio del 24 agosto del 79 d.C. Quel giorno, Plinio il Giovane, che allora aveva 17 anni, stava trascorrendo le vacanze con sua madre nel Golfo di Napoli. Suo zio lo aveva raggiunto da Roma. Improvvisamente, una strana nuvola apparve nel cielo, sopra il Vesuvio. La nuvola aveva la forma di un pino, con un lungo tronco che si ramifica verso l'alto. Era così insolita che mio zio volle studiarla da vicino. Fece preparare una barca. Senza paura guidò la barca attraverso il golfo, verso il pericolo, mentre prendeva nota dei movimenti e delle forme assunte dalla nuvola. Presto cadde la cenere, calda e densa. Poi vennero le pietre, nere e bruciate dal fuoco. Sbarcò vicino alla villa di un suo amico e, sperando di infondergli un po' della sua calma, gli chiese di poter fare un bagno e di riposarsi. Poco dopo, il cortile davanti alla sua camera si riempì di cenere. Gli edifici oscillavano e tremavano violentemente.
Il cielo si fece più cupo della notte. Poi le fiamme e i fumi sulfurei fecero scappare tutti. Chiese dell'acqua, poi improvvisamente si accasciò al suolo con il respiro interrotto dalla fitta nebbia. La luce del sole tornò 3 giorni dopo. Il giovane Plinio sopravvisse, ma suo zio, ucciso dalla sua stessa curiosità, fu una delle migliaia di persone che morirono. Pompei e la vicina Ercolano furono seppellite da un torrente di cenere e di fango e cancellate dalla storia per i successivi 1600 anni. Nell'81 d.C. salì al potere il figlio minore di Vespasiano, Domiziano. Svetonio racconta che si rivelò il peggior tiranno di tutti i tempi. Domiziano se ne stava rinchiuso nelle sue stanze per ore, non facendo altro che catturare mosche ed infilzarle con stilo appuntite. Alla domanda se ci fosse qualcuno con l'imperatore, un servo rispondeva argutamente: neanche una mosca. La crudeltà di Domiziano era incredibile. Un giorno chiese ad un servitore di cenare in camera sua. Il giorno dopo lo trovarono crocifisso. Domiziano fu assassinato da un gruppo di persone che comprendeva perfino sua moglie. E ancora una volta, il futuro di Roma era in mano all'esercito. Da questo momento in poi, gli eventi seguirono un nuovo corso. Per la prima volta i generali romani si consultarono per scegliere il nuovo imperatore e imposero un erede esterno alla sua famiglia. Questa decisione fu realmente innovativa e il risultato di grande successo. Il nuovo imperatore era un senatore di origine spagnola, un generale di nome Traiano. Il suo governo segnò un ulteriore passo verso il dominio sul mondo. Ora, uomini ricchi e istruiti di tutte le province dell'impero potevano essere eletti a ricoprire la carica più alta. Traiano estese i confini dell'impero di Roma, che mai fu tanto vasto come allora. La società toccò livelli di benessere mai raggiunti prima. Avviò lavori pubblici, sgravi fiscali e un programma di assistenza all'infanzia. Fra i suoi aiutanti più fidati c'era Plinio il Giovane. Alla fine del secolo, Plinio si godeva i benefici del successo ed elogiava pubblicamente il nuovo imperatore Traiano. Non soffriamo più. Non occorre adularlo come un dio. Non stiamo parlando di un tiranno, ma di un compagno. Non di un padrone, ma di un padre. Lui è uno di noi e sa bene che nonostante governi sugli uomini, egli stesso è un uomo. Traiano chiuse un'epoca e ne aprì una nuova. Gettò le basi per le generazioni a venire e grazie a lui la storia dei primi 100 anni dell'impero romano è arrivata fino ai nostri giorni. L'Europa di oggi si rifà a un'immagine di potenza che deriva sicuramente dall'impero romano. La civiltà romana ha importato la cultura del Mediterraneo orientale e l'ha sviluppata diffondendola in tutto l'impero. Ha posto così le basi di un'intera area culturale che corrisponde all'Europa moderna. L'impero romano sopravvisse ancora per secoli. Ma gli uomini e le donne del primo secolo lasciarono un'eredità per le generazioni a venire, meritandosi per sempre la piena luce della gloria.